Allora, noi abbiamo scelto di ricordare Don Giorgio proprio in questo percorso perché ci dà, veramente ci indica una strada, un testimone del cristiano, del cattolico che è andato all'altra riva, cioè ci indica la strada dell'ascolto, della partecipazione e quindi anche del collaborare insieme. Per cui noi abbiamo voluto veramente ricordarlo in questo percorso e quindi ascolto, partecipazione e anche discernimento. Quindi sono delle dimensioni, degli atteggiamenti che il cristiano non deve mai dimenticare e deve sempre fare sue. Tanto una figura indimenticabile, diciamo, perché è stato un vero testimone dei nostri giorni. È stata una persona, ecco, l'eredità che ha lasciato a noi soci di Azione Cattolica è stato quello innanzitutto di prendere le cose sul serio e quindi di prendere sul serio la nostra adesione all'Azione Cattolica, a considerare questa adesione come un momento di formazione costante, che segua, quindi non limitata ad un momento, ma che sia proprio un percorso continuo di educazione alla fede. Purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere Don Giorgio Pratesi, però conosco l'eredità che ha lasciato in questa diocesi, grazie al suo impegno per la giustizia e per la pace. Quindi un religioso, Don Giorgio, sacerdote, che in questa diocesi è molto adoperato per organizzare e mettere su l'ufficio di pastorale sociale della giustizia e della pace nella nostra terra, e credo che sia un sacerdote che ha saputo interpretare bene le istanze del nostro territorio.